Buonasera a tutti e bentornati al TG11. Il nuovo ponte sul fiume Seveso, installato nei giorni scorsi, aggiunge un tratto strategico alla nuova fisionomia della futura viabilità nell'area stazione a Cesano Maderno. Un'enorme gru ha posato le due parti della struttura in acciaio, che ha creato lo spazio per una strada di attraversamento. Questa darà l'accesso al parcheggio della nuova stazione ferroviaria a due piani, che consentirà l'accesso sia alla linea ferroviaria Milano-Asso, sia alla Saronno-Seregno, prossima al ripristino. La realizzazione del nuovo ponte è a totale carico di Ferrovie Nord Milano e rientra nei 7,3 milioni di euro di investimento complessivo per la creazione della nuova stazione ferroviaria. I lavori per il completamento del ponte e della nuova stazione si concluderanno nei primi mesi del 2011. Per quanto riguarda il parcheggio da 160 posti in via Copernico, invece, bisognerà attendere un po' di più. 36 nuovi alloggi Aler verranno costruiti a Carate Brianza, un progetto finanziato dal Ministero, nato dall'intesa fra l'amministrazione comunale e Aler Monza Brianza, che realizzerà questi appartamenti di edilizia residenziale pubblica a canone sostenibile nel quartiere di via Martin Luther King a Carate. Inoltre effettuerà interventi di ristrutturazione in via Kennedy, dove esiste già un edificio compromesso che deve essere rimodernato. Saranno effettuati interventi anche per risolvere i problemi di sorveglianza e sicurezza. Il medesimo intervento verrà attuato nei caseggiati già esistenti, sempre in via Martin Luther King, nei giardinetti, e saranno anche aumentati i parcheggi e potenziata l'illuminazione stradale. Per quanto riguarda i lavori, il cantiere sarà aperto per circa 3 anni. Quando la realtà supera la fantasia. Impianti stereo da discoteca mobile, alettoni d'aereo, bombature deformanti, porte che sembrano ali di gabbiano. Domenica a Seregno si parlerà di vetture coloratissime, con minigonne e accessori aerodinamici, dotate di super hi-fi. Un fenomeno in grande espansione anche in Italia, il tuning, cioè l'elaborazione estetica e tecnica delle auto. Tra le 18.30 e le 19 si terranno le premiazioni delle Top Car, ma il programma della giornata prevede anche altri eventi, concerti di band emergenti e la performance di Sexy Car Wash alle 16.30. Anche a Velate ogni sabato ci sarà il mercato. Non sarà più solo Usmate a farla da padrona con il mercato del lunedì, ma da domani anche Velate avrà le sue bancarelle che troveranno spazio in via Volta. Per l'occasione il Comune ha predisposto un momento di inaugurazione prevista per le ore 10 al mercato, con la presenza dell'assessore al commercio della Regione Lombardia, Stefano Maullu. Le previsioni del tempo per domani, sabato 17 luglio. Fino al mattino il cielo sarà ovunque poco nuvoloso, possibili addensamenti cumuliformi su alta pianura nord-ovest. Dal pomeriggio variabile con addensamenti in aumento dal tardo pomeriggio, in spostamento da ovest verso est. Nella notte dal mattino possibili isolati temporali su alta pianura nord-ovest. Dal pomeriggio temporali intensi su nord-ovest pianure d'Appennino. Limite nevicata in temporanea abbassamento a 3.400 metri. Temperature minime e massime stazionarie. In pianura minime tra i 20 e i 26 gradi e massime tra i 32 e i 36 gradi. Vi ringrazio per l'attenzione e l'appuntamento per lunedì. Un buon weekend a tutti.